E se i compiti per casa fossero... Madò, che palle! Oggi devo andare a fare shopping dalle 4 del pomeriggio fino alle 7 e mezza di sera. La professoressa non si è proprio regolata sta botta. Sì, amo, sta buona, ma perché io devo andare all'estetista dalle 3 e mezza fino alle 5 e un quarto? Me devo fare le unghie, poi devo andare dal parrucchiere? Cioè, ma io mi sa che mi faccio cambiare di sezione, per forza! Francesco, te invece che c'è da fa? Io devo fare una partita di calcio, mi sembra sì, e poi devo farmi un chiusone di tipo qualcosa come 5 o 6 ore ai videogiochi. In particolare mi hanno dato Minecraft, se non sbaglio. Sì, Minecraft. Madò, che poi io c'ho pure la professoressa, quella là di pettegolezzo, ha detto che devo gossipare su l'ultimo inciucio di Francesca e Edoardo e devo scrivere a qualche mia amica di andare a dirlo in giro. Sì? Ah, ecco pure che dobbiamo fare noi. Dobbiamo andare al centro a rimorchiare. Sì. E mi sembra che dobbiamo, se non sbaglio, prendere minimo tre numeri di telefono. O quattro. Quattro numeri di telefono dobbiamo prendere. Porca troia, quella domani mi mette zero spaccato. Come se non sapevamo che a te se incula nessuno. Ah ah ah, mazza oh, fai ride, mi dicono. No, regà, veramente, io non so se ce la faccio a fare tutte queste cose entro domani. Ma troppi compiti, cavolo! Come fai a dare tutti questi compiti in un giorno? Dai, è impossibile, è impossibile! Infatti, troppo pesante, troppo. Vorrei fare tutti gli esercizi di latino, vorrei studiarmi geografia. Invece no! Devo andare a giocare a calcio e giocare ai videogiochi. Ma quando è che ci lasceranno studiare un pochettino? Veh, ci fanno fare troppe cose, troppe. Vorrei starmene un pochettino rinchiuso dentro casa, tappato con i libri. Ah, sta scuola di merda. No, cioè, una cosa così è assurda, assurda. Ma magari fosse così, magari. Poi però... Tutte capre. Niente gente, per cui questo era il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like che comunque è sempre gratuito. E se anche voi vorreste avere dei compiti per casa così, beh, che dire, condividete questo video sulla vostra bacheca. E mi raccomando, commentate anche con qualcosa o qualcuno da prendere in considerazione per il prossimo video di Se puntini puntini fosse o fossero. E niente, noi ci rivediamo al prossimo video. Chiaramente seguitemi sul profilo. Bella!